l'Europa adesso. Riguardo al discorso dei cittadini dell'Est Europa, è vero, io domenica scorsa ero facendo campagna con il sindaco di Londra, Sadiq Khan, per l'apertura del sistema di registrazione dei cittadini europei. E siamo andati nelle zone di Londra, specialmente con una forte concentrazione di cittadini est europei, e loro sono vittime di abusi razzisti. L'ambasciata romena ha aperto un servizio di 24 ore su 24 di assistenza per i cittadini romeni. Io mi ricordo a settembre, quando è uscito il report, macro report sui contributi dei cittadini europei che hanno dimostrato che contribuiscono di più all'economia dei cittadini britannici, in un colloquio, in un'intervista telefonica, mi è stato detto da un britannico: ah, ma voi europei occidentali ci piacciono, con i polacchi, i romeni che non ci piacciono, vengono qui a toglierci il lavoro. Cioè, questo approccio sbagliato, per cui dividendo i cittadini europei in est europei e europei occidentali, il problema si risolve, non si risolve così. E sono d'accordo.